causa effetto, un nesso c'è tra l'inquinamento e la presenza di tumori e malformazioni cardiache sul territorio di Brindisi e in tutto il Salento, se si include anche l'Ilva di Taranto. A dirlo sono i medici, anzi il presidente dell'Ordine dei Medici di Brindisi, Emanuele Vinci, invitato a relazionare sul tema ambiente e tumori, valutazione di impatto sulla salute, organizzato da Lega Ambiente Brindisi a Palazzo Nervegna. Lo dimostrano studi scientifici, dice Vinci, e nessuno dica che questo non si può dimostrare. Dati allarmanti in tutto il Salento, malformazione soprattutto sui bambini. Il nesso ambiente e tumori in particolare è ampiamente dimostrato e ormai acquisito nella letteratura scientifica nazionale e internazionale che nelle zone ad alto rischio ambientale come Brindisi e Taranto e quindi Salento in generale c'è un aumento di incidenza di tumori non solo legato all'invecchiamento, e questo è da aspettarsi, una persona più vive più ha la possibilità di ammalarsi di tumori, ma è soprattutto l'aumento dell'incidenza dei tumori nei bambini e in età giovanile. Sono tutti tumori legati a una serie di inquinanti classici, oltre ai metalli pesanti, ai residui delle produzioni energetiche dell'industria chimica, si sono ultimamente pure aggiunti i problemi legati ai campi elettromagnetici. Che cosa si può fare quindi? Ridurre in maniera drastica gli inquinanti ambientali. In questa, tra gli inquinanti ambientali dovuti al polo industriale brindisino e tarantino bisogna ridurre decisamente questo, e quindi ridurre per esempio l'utilizzo del carbone. Questo è uno dei primi incontri che si inserisce in un ciclo di temi che affronterà Lega Ambiente con gli esperti dei vari settori. A breve ce ne sarà un altro sulla zona industriale e sul porto. Noi abbiamo già previsto di fare per il 17 di febbraio un convegno sul polo energetico che, come nel nostro DNA, non sarà un intervento solo di protesta ma soprattutto di proposta sul cosa fare per ridurre veramente il carbone, per sostituire all'impianto da dismettere di Brindisi Nord, un investimento che in quella sede spiegheremo,